noi si chiede che una tradizione che fa parte della storia del territorio aretino e toscano e italiano, un'eccellenza che è il panno casentino, che tutti insomma conosciamo, non muoia per una mancanza di commesse. È un appello disperato quello rivolto direttamente al patron di Prada, Patrizio Bertelli, che proprio in provincia di Arezzo con numerosi investimenti ha già salvato altrettante realtà. A lanciarlo è la manifattura casentina che negli anni passati aveva già rischiato di scomparire, in quel caso però per beghe giudiziarie. Adesso il panno del Casentino, eccellenza tessile tutta italiana, rischia nuovamente di scomparire. Prodotto a Stia già dal 300, è un tessuto in pura lana vergine caratterizzato da un aspetto rustico con i tipici riccioli. Lo facciamo solo noi, quelli che scolpiscono il riccio lo siamo noi. Una volta finito il sito produttivo nostro, purtroppo questo si disperderà, il panno del Casentino sarà disperso perché non, le maestranze, l'acqua che viene dall'eremo di Camaldoli, del fiume Archiano, passa dalla nostra azienda. Se io trasferisco macchinari da un'altra parte, non faccio più il panno del Casentino. L'azienda attualmente dà lavoro a 13 artigiani e muove un indotto che coinvolge 100 addetti. La crisi però, attraversata dall'intero comparto, ha toccato anche il panno del Casentino che si scontra con il crollo degli ordini. Ci manca la cosa più importante, le commesse di lavoro, e le previsioni, diciamo, al momento non sono rosee, si parla di 2025 per una ripresa. Il gruppo Prada invece continua a segnare un segno positivo, da qui la richiesta di salvataggio. L'azienda che Bertelli rappresenta è una forse l'unica azienda del settore moda che sta facendo degli utili spaventosi. E quindi, insomma, quando si ha bisogno d'aiuto, di solito ci si rivolge a chi si pensa che eventualmente possa darlo. Diciamo, morire adesso, dopo tutte le vicissitudini che c'è stato sul panno casentino, e sarebbe veramente un peccato. La data cerchiata di rosso nel calendario adesso è quella del 31 dicembre. Il paletto ce lo dà purtroppo la situazione finanziaria che, continuando di questo passo, in tutto l'anno, se non ci sono delle novità, ma la novità più bella sarebbe che da settembre ci fossero le commesse di lavoro, questo sia ben Certo. inteso. Insomma, per noi la cosa più bella sarebbe quella, però in mancanza di questo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano.